Ciao, sono Rudy Tontube e benvenuti a un nuovo video. Oggi ascoltiamo questo pedale, l'Omniac di Hot Tone, un pedale piccolo nelle dimensioni ma grande nelle funzioni. Dopo la sigla. L'Omniac è un simulatore di strumenti acustici, nel nostro caso di chitarra. Possiamo collegarci a qualunque tipo di chitarra, classica, acustica, elettrica, insomma, prende tutto. Vediamo innanzitutto come è fatto dal di fuori. Qui abbiamo l'ingresso jack, l'uscita true per il segnale dry. Qui abbiamo l'uscita XLR e l'uscita jack. E qua in mezzo c'è lo switch per la messa a terra. Questo significa che possiamo collegare il pedale direttamente al mixer, sia in studio che sul palco, e il pedale lavora come una DI. Su questo lato abbiamo un'entrata AUX, se vogliamo ad esempio collegarci il telefono per esercitarci, l'uscita cuffie, il collegamento alla corrente e qua la presa USB per collegare il pedale al computer. Dal sito di Hot Tone è possibile scaricare il software dedicato che ci aiuta a navigare meglio nei menu del pedale o salvare il preset. Qui abbiamo lo switch a cui sono assegnabili varie funzioni, un master volume e questo controllo permette di navigare attraverso i vari menu. Ora, qui abbiamo uno schermo LED estremamente chiaro, estremamente visibile, però insomma è più comodo sicuramente lavorare di fronte al computer. All'interno del pedale abbiamo innanzitutto un amplificatore di voltaggio, questo permette in pratica di avere più headroom. Il pedale fornisce 15 simulazioni di strumenti acustici e per ognuno di essi abbiamo 4 bande di equalizzazione. Adesso, basta con le parole, passiamo al looper e sentiamo un pochino di suoni da questo Omniac. Allora, che dire di questo Omniac? Vi è piaciuto? L'ho trovato estremamente interessante. Al di là delle funzioni, il suono l'ho trovato molto convincente e ovviamente di qualità. Anche con l'elettrica non è male, e se pensiamo a un chitarrista che per due pezzi deve portarsi una chitarra acustica da casa, insomma, con questo pedalino può lasciarla tranquillamente dove sta, fare tutto con l'elettrica
e il suono che riceve una situazione live è più che soddisfacente. Certo non è il suono da studio, però insomma per il live va più che bene. Il fatto poi di avere un software dedicato non è cosa da poco, perché ci permette di navigare nei menu con facilità, salvare preset, lavorare con l'equalizzatore, insomma è una cosa che permette di scolpire il suono proprio come ce l'abbiamo in testa. Mi sento di consigliarvelo, quindi vi lascio il link in descrizione qua sotto di Ottone, fate un giro sul sito che fanno pedali veramente stratosferici. Ed è tutto per oggi. Se vi è piaciuto questo video fate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto.